Buongiorno a tutti, abbiamo ospite il signor Tiziano Buttorini. Buttorini che è il nome, vi ricordate, però Tiziano Buttorini no, forse, però Gian Buttorini. Cioè, è importantissimo fotografo, adesso qua Martin Park ha cioè, proprio innamorato di questo libro suo dell'epoca. E allora la fondazione ha pensato di ripubblicare insieme a Martin Parr, giusto? Esatto. Cioè con la prefazione in inglese c'è scritto di Martin Parr. E è una bellissima, bellissima iniziativa. Poi adesso poi magari faremo una presentazione da noi, però è un po', cioè chiediamo a signor Tiziano come esattamente è nata questa idea. E... Bene, grazie. No, grazie, io sparisco. Va bene, grazie dell'ospitalità. Ma il libro è uscito in queste settimane e è un cult, nel senso che è introvabile questo libro. Martin Parr l'ha visto alcuni anni fa e ha pensato che è veramente un peccato che questo libro non venga riproposto, perché molti non lo conoscono, comunque è introvabile. E anche in termini di mercato è un prezzo troppo alto, quello che ormai ha raggiunto, quindi bisognerebbe fare una riedizione. Con Damiani di Bologna e Martin Parr ci hanno proposto la riedizione di questo libro, e che è esattamente uguale all'originale, è un reprint. E questo libro racconta la Londra di allora, la Londra delle contraddizioni, la Londra di quell'epoca, che ormai è un fatto di storia sicuramente, e è per Gian Buttorini l'inizio di una nuova vita, nel senso che lui andò a Londra per fare altre cose, come architetto di interni in una fiera, si innamorò della città, della metropoli, di quel momento di grandi diciamo, emozioni che Londra del 69 sicuramente emanava, e con la Nikon andò in giro e fece moltissime foto. Tornò in Italia e realizzò London by Gian Buttorini. E da lì inizia una nuova vita, nel senso che da quel momento lui ha pubblicato una quarantina di libri, questo è il primo, però è un libro molto particolare anche rispetto ai successivi. Lui è un grafico pubblicitario e questo libro non è solo un libro di fotografie, è un libro molto segnato dalla grafica, è un tratto distintivo. Lui prende le foto che fa, le ingrandisce, evidenzia dei particolari, le trasforma, le trasfigura in qualche modo, e quindi è un segno molto forte di comunicazione questo libro. È molto libro, molto, molto diciamo, segnato da questa compresenza di tante passioni nella stessa persona, che vengono naturalmente dalla professione che lui aveva e che inizia con questo libro, quella di fotoreporter internazionale. Martin Parr ha scritto la prefazione, in questi giorni a Paris Photo l'ha anche presentato, stiamo organizzando delle serate e vorremmo qui a New World Camera fare a febbraio una serata dove presentiamo il libro a Milano, e grazie al video che abbiamo proiettiamo anche delle immagini sul grande schermo di queste fotografie rigorosamente in bianco e nero, che sono sicuramente una testimonianza di questo grande fotoreporter che inizia con London una sua nuova vita. È un peccato che non tutti sappiano e conoscono, la nostra associazione Gian Buttorini è nata qualche anno fa per promuovere l'autore, valorizzare, non fare dimenticare il suo lavoro e portarlo alla conoscenza di tutti coloro che ne sono potenzialmente interessati. Grazie. Grazie a lei.